Eugenio Rapino, presidente della Lega Navale sezione di Ortona. Oggi è una giornata particolare. Arriva qui alla Lega Navale il velista Marco Rossato, che sta girando l'Italia. Sì, oggi è una splendida giornata, piacevole, perché abbiamo accolto ieri sera Marco Rossato, che è arrivato qui a Ortona col suo trimarano a vela. Marco Rossato è in viaggio per tutta la penisola, è partito da Trieste e arriverà nella sua tappa finale, che è prevista per nei mesi futuri a Genova. E lui è un velista disabile, quindi naviga in solitario. L'unico compagno è il suo cane, e porta un messaggio particolare, cioè che non ci sono barriere per quanto riguarda l'attività velica, e non ci sono problematiche se non quelle che notoriamente... Ad Ortona come siamo messi come Lega Navale per gli approdo? Allora, come approdo, Ortona dà la possibilità a chiunque di poter ormeggiare la propria imbarcazione, e i disabili non hanno problemi perché possono sbarcare e raggiungere la nostra sede qui a terra in maniera agevole. È una grande cosa per Ortona. Cosa manca alla Lega Navale per il salto di qualità? Beh, per il salto di qualità occorrerebbero delle infrastrutture migliori dal punto di vista della protezione dei venti, dei quadranti a nord. La programmazione per questa estate, l'evento più importante della Lega Navale di Ortona? Beh, questo è senz'altro forse l'evento più importante, perché ha un valore sociale, e poi abbiamo diversi altri programmi, regate veliche, abbiamo anche una conferenza che si terrà a fine maggio sulla Prima Guerra Mondiale. I giovani e il mare. Allora, i giovani, abbiamo un discreto programma con le scuole, specialmente con l'Istituto Nautico, con tutte le scuole primarie e secondarie per l'avvicinamento allo sport della vela. Roberta D'Aloisio, assessore al Comune di Ortona per le politiche sociali. A che punto stiamo con l'eliminazione delle barriere architettoniche? Allora, a proposito di barriere architettoniche, come amministrazione è presente un obiettivo fondamentale, quello appunto dell'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi essendo un obiettivo ci stiamo sicuramente lavorando, ecco. Comandante della Capitaneria di Porto di Ortona, Giuseppe Marzano, com'è la vita nella Capitaneria? È una scelta professionale che potremmo definire una missione, che comporta tantissime soddisfazioni, tanti sacrifici personali e familiari soprattutto, che però vengono ripagati dallo stare in posti così belli e poter lavorare vicino a posti meravigliosi come questo. Il mare, i cittadini, le frodi. Beh, è un argomento ampio. Il mare richiede innanzitutto un grosso rispetto, e questo a volte per una questione proprio di civiltà lo si vede venir meno. E talvolta anche da chi dovrebbe rispettarlo, anche perché ci lavora come professione, no? Ci sono delle categorie che a volte pensano al mare come un terreno di conquista e non come un elemento da rispettare e conservare proprio per salvaguardare la loro professione in futuro. La qualità delle acque, comandante, sta arrivando all'estate. Sì, gli ultimi risultati qui in Abruzzo sono incoraggianti. C'è stata di nuovo una bandiera blu nell'ambito del compartimento di Ortona, l'ha avuto Fossa Cesia. C'è un monitoraggio costante anche in base a una convenzione fatta dalla Direzione Marittima di Pescara con l'ART Abruzzo, e quindi ci sono i tecnici che imbarcano sui nostri mezzi, e quindi al momento credo che si possa essere soddisfatti dei risultati. Si può fare il bagno? Sì, sicuramente. Sabrina Marfisi, insegnante all'Istituto Nautico. Sì. Il mare ed il nautico?
Sì, buongiorno, siamo qui a rappresentare l'Istituto Nautico Leone Acciaiuoli di Ortona. Abbiamo portato una classe per partecipare a questo evento importante. I nostri ragazzi sono entusiasti di essere presenti qui questa mattina ad accogliere questo signore che, da quello che ho potuto capire, sta facendo una bella impresa. Sì, sta facendo una bella impresa. Lei insegna informatica, sì. Come sono i ragazzi di oggi, gli alunni di oggi? Sono appassionati dell'informatica? Sì, sono appassionati, io li chiamo smanettoni, cioè a loro piace, sono molto interessati alla tecnologia, però io gradirei, ecco, da parte loro un maggiore studio. Non devono solo utilizzare gli strumenti digitali, però devono anche capire il loro funzionamento, non solo... Professoressa, oggi è tutto più facile, si sa tutto di tutto e di tutti. Sì, basta andare su internet, cercare un'informazione e subito le notizie, ecco, arrivano. Dobbiamo però, i ragazzi devono comunque conservare il rapporto umano che c'è tra le persone. La tecnologia fino a un certo punto, io anche se insegno informatica, però devono comunque continuare a stringere i rapporti umani. Fare l'insegnante significa essere sempre giovani? Sì, in realtà è così, perché i ragazzi ti mettono un altro spirito. La mattina arrivi in classe, loro sono sempre allegri, vivaci e mettono di buon umore. Sì. Corre pazienza? Quella sì, tanta pazienza. Loro sono sempre un po' agitati, io dico, però sono simpatici, sono bravi ragazzi e mettono allegria, ecco, la mattina al lavoro. È un bel lavoro quello dell'insegnante, io sono appassionata. Buona scuola. Grazie. A Marfisi. Grazie anche a voi, buona giornata. Marco Rosato, benvenuto ad Ortona. Grazie, buongiorno a tutti e vi ringrazio molto per l'ospitalità, prima di tutto perché dal mare mi avete accompagnato all'interno e quindi grazie. Una volta la nostra città si chiamava Ortona a Mare. Ortona a Mare? Eh? Sì. Io guarda, pecco un pochettino di questo lato d'Italia che invece a guardarlo dal mare mi sta affascinando non poco. Marco Rosato, come sta andando il suo tour? Allora, diciamo che è iniziato piuttosto male, con tanti problemi, anche delle rotture abbastanza importanti e soprattutto lo specchio di poppa dove c'è il supporto del motore, e questo mi ha causato un rientro decisamente burrascoso a Marina di Ravenna. Dopodiché invece più scendevo e meglio ho trovato, ecco, le situazioni. Lei sta scuotendo le istituzioni per quanto riguarda il problema del disabile. Sì, sto cercando di sensibilizzare, no? Nella tematica dell'accessibilità portuale. Spesso e volentieri mi dicono: Marco, guarda, qui non abbiamo fatto il pontile galleggiante semplicemente perché qui i disabili non ci passano. Ecco, arrivare, alzare la mano e fargli capire, no, guarda che ci siamo, solo che se non sei attrezzato non è possibile, ecco. Lei sta facendo una bellissima impresa insieme al suo cagnolino. È sempre vicino a Sua Maestà il padrone. Ecco, sì, diciamo che allora non potevo lasciarlo certamente a casa perché sarebbe impazzito il doppio. Portarlo via con me è bello e poi lui dorme tutto il giorno, quindi non è che gli dia questo grande aiuto, però psicologicamente averlo lì davanti è un po' di compagnia, questo sì. Buon proseguimento di tour a Marco Rosato. Grazie a tutti e grazie Ortona.